Bene, buongiorno Andrea Pozzati, Obiettivo Efficacia. Continuiamo il ragionamento sui tempi e metodi di lavoro. Vorrei prendere lo spunto da due commenti ricevuti rispetto al video dedicato espressamente ai tempi e metodi di lavoro per fare un paio di approfondimenti. Allora, il primo è questo: è molto importante costruire un sistema di gestione e controllo all'interno del proprio ufficio, del proprio studio professionale. Quindi è importante avere un'idea chiara e formalizzarla di quali dovranno essere i processi fondamentali, le procedure, i punti di controllo, i metodi per mettere in atto queste procedure. Su questi possiamo andare poi a definire dei tempi e fino a qui mi sembra che le cose siano molto semplici e chiare. Basta mettersi a osservare, stabilire quanto funziona ciò che facciamo, quanto va cambiato. Stabilire se quella è la soluzione migliore in quel momento, stabilire se le risorse di cui abbiamo disponibilità sono in grado di esperire i metodi, le procedure, i processi così come li abbiamo pensati, nei tempi e nei modi che abbiamo deciso di attivare e il gioco è fatto. C'è però un altro discorso molto importante. In una realtà piccola, tutto questo deve avvenire in modo pressoché automatico. Cioè, noi non possiamo contare sul fatto che c'è chi fa e chi controlla. O meglio, non possiamo contare sul fatto che c'è chi fa costantemente e chi controlla costantemente. Quindi dobbiamo costruire un sistema rispetto al quale abbiamo la certezza che le persone lavorino per mettere in atto questo sistema. Con costanza, con coerenza rispetto al sistema e alle esigenze dell'ufficio, con qualità. In pratica dobbiamo andare a costruire i ruoli professionali che devono essere basati da un lato sulla competenza, dall'altro lato sul senso del lavoro che viene fatto e conseguentemente sulla capacità di essere responsabili in prima battuta di ciò che si fa, quindi sull'autocontrollo. Ecco, non caschiamo nell'errore di dire ho costruito un sistema ottimale ed ora questo deve funzionare da solo. Il sistema funzionerà, non siamo in un contesto industriale, questo è importante ricordarlo, quanto più le persone saranno coinvolte, convinte nel far funzionare questo sistema. Quindi questo è un passaggio essenziale. Da un lato, binario 1, la costruzione del sistema, binario 2, la costruzione quotidiana degli attuatori del sistema. E questo significa costruire i ruoli, renderli operativi, sorreggerli, fare in modo che le persone abbiano un senso di ciò che fanno. Se abbiamo fra i nostri collaboratori persone non disponibili a questo approccio, o riusciamo a coinvolgerli su questo approccio, o dobbiamo cambiarli. Un vecchio detto dice: è possibile portare un cammello alla fonte? Non è possibile obbligarlo a bere. Quindi noi possiamo essere disponibili e anzi motivati e volentieri diamo tutti noi stessi per costruire delle risorse che siano in grado di approcciare il lavoro in modo efficace ed efficiente, in modo responsabile, in modo da realizzare un prodotto qualitativamente importante per lo studio, ma anche qualitativamente importante per la soddisfazione personale di chi lo realizza. Però non possiamo costruire un imprinting in persone che hanno deciso di non essere aperte a questo tipo di sollecitazione, a questo tipo di proposta professionale. Questo è importante ricordarlo. Le persone decidono in prima battuta quale può essere il proprio imprinting e dunque noi possiamo lavorare su persone che siano disponibili a essere partecipi del nostro progetto, così come andiamo a proporlo. Questi aspetti sono molto importanti. Io ti prego di prenderne atto e di dedicare attenzione e ti ringrazio moltissimo per la tua attenzione. Un saluto a Andrea Pozzati, Obiettivo Efficace.